In questo momento sì, ma ora onestamente la cosa che mi dà più noia, più fastidio è come approcciamo i primi set, perché non è la prima volta che nel primo set entriamo in campo ancora troppo spenti, troppo remissivi, e partite poi così equilibrate, lasciare un set alla fine pesa. Peccato poi il filotto che abbiamo subito nel quarto set, perché poi anche da lì secondo me eravamo in equilibrio e potevamo giocarcela in maniera diversa. Invece quel filotto di punti loro ci ha tolto troppa sicurezza, e poi da lì in attacco abbiamo attaccato male, e tranne con i centrali in primo tempo abbiamo fatto troppo poco e senza mettere palla a terra, insomma è complicato poi vincere le partite. Sì, infatti 10 errori del primo set sono veramente tantissimi, ma ormai non si riesce a entrare mai in centrale subito all'inizio partite. Ora questa cosa qui l'analizzeremo un po', anche perché le partite sono poche ancora da fare, è vero, però ci sono queste sfide ora, 2 su 3, per cui ce le vogliamo giocare bene, e allora questo è il primo problema che dobbiamo risolvere. Poi dobbiamo sapere che come noi siamo in grado di dar filotto di punti agli altri e di fare dei break importanti, allo stesso modo dobbiamo imparare a incassare il colpo e ripartire senza subire così tanto da un punto di vista mentale quello che succede. Sì, secondo me il lavoro a muro che abbiamo fatto è stato secondo me di bella qualità, e poi dopo da metà del secondo set fino alla fine del quarto secondo me anche in difesa abbiamo fatto bene. Poi di nuovo nel tie break secondo me non siamo stati brillantissimi, ma cose positive ce ne sono di sicuro. Non dimentichiamoci che siamo al termine di una stagione lunga, e per il percorso che hanno fatto le ragazze anche a livello nervoso non semplice, per cui stiamo cercando di dare fondo a tutte le energie che abbiamo, e onestamente da quel punto di vista lì dell'impegno, della professionalità delle ragazze non posso dire niente. Quindi ora recuperiamo le energie e poi dopo ci prepariamo a far bene la partita di Novara.